Stamattina siamo qui in Viale della Primavera, di fronte al mercato Insieme, e è l'ultimo giorno per la presentazione delle candidature a sindaco di Roma. Qui di fronte a me, al tavolo del PD, oggi c'è Antonio Pietrosanti, che è il presidente anche del Consiglio Municipale Roma 5. E volevamo fare una domanda, Antonio. Tutte queste cose, no, che girano sulle primarie, sulle cose, chi firma, chi non firma. Intanto prima scherzosamente ho detto non ho visto cinesi a venire a firmare. Volevo domandarti, come va questa raccolta delle firme per Giachetti? Allora Alessandro, nonostante uno scetticismo iniziale, come accade in tutte le raccolte di firme, possiamo dire che oggi, c'è, in queste ultime ore che ormai mancano alla chiusura della raccolta, c'è stata una bella affluenza. Noi stamattina abbiamo raccolto in meno di due ore più di 50 adesioni, quindi possiamo essere soddisfatti in questo che è un mercato rionale, che quindi è anche un po' il termometro del municipio. Ecco, qui c'è la maggioranza delle persone che viene, sono gente che fa la spesa tutti i giorni, gente di comune, di strada, che quindi ti domanda Giachetti, lo conosco, non lo conosco, però certo. È poi ben disposta ad aiutare. Invece per quanto riguarda il nostro territorio, abbiamo letto che sembrerebbe che ci sia nuovamente la candidatura da parte del PD di Gianmarco Palmieri a presidente del municipio. È confermato oppure, voglio dire, c'è ancora possibilità di aggiustamenti, di revisioni di questa proposta? Quello che posso dirti da parte mia è che c'è stata una riunione appunto con il segretario, con Orfini, che ha confermato che le primarie si faranno solo nei territori dove il presidente deciderà di candidarsi o meno. Quindi se Gianmarco Palmieri deciderà di rimanere in carica su questo municipio, e le primarie sul quinto sono bloccate, porteremo Gianmarco Palmieri alla presidenza. Ti ringrazio e buon lavoro. Grazie Alessandro.